convergenza di interessi tra Andrea Agnelli ed Aurelio De Laurentiis, che ovviamente sta portando altri club, legacy la Roma, a risentirsi molto di questa situazione. Nel frattempo, buon pomeriggio ad Umberto Chiariello. Buon pomeriggio. Come stai? Affamato. E perché? Ma di notizie, di scoop o di un bel piatto di pasta? Quei sei tu che cambi 24 ore su 24 pensando a solo due cose. Uno è lo scoop, l'altro non lo dico. Il cibo, è evidente. Fammi fare. No, tu col cibo proprio. È un buon rapporto. Tu con lo snack snack. Allora, è con noi il legale Enrico Lubrano, avvocato, buongiorno. Buongiorno. Insomma, che ha difeso il Napoli presso il Collegio di Garanzia dello Sport. La fai più con gli avvocati che con gli atleti oramai. Ma questo è un mondo che ormai richiede la presenza costante. Io stamattina infatti mi sono anche scusato con l'avvocato Lubrano, ho detto: avvocato, io sono sempre a disturbarla. Perché i giornali sportivi ormai è un piacere, non vi preoccupate, assolutamente. I giornali sportivi ormai fanno due interviste ai calciatori, ai tecnici, e poi otto articoli su diritti televisivi, avvocati che litigano, di tutto di più. Quest'anno c'è tanto materiale, tanta carica. C'è lavoro. Avvocato, perché la prima domanda è semplice: perché la Roma, per ribaltare il 3-0 al tavolino contro il Verona, non si è affidata a lei? Ovviamente mi avvalgo della facoltà di non rispondere e saltiamo alla seconda domanda. No, ha scelto un nome inflazionato, ci sono troppi Conte ormai in giro. Ecco, vabbè, lasciamo perdere. Noi abbiamo un tono anche un po' scanzonato a volte, avvocato, avrà capito, anche perché non era l'Antonio Conte che ha vinto lo scudetto. No, è un bravissimo avvocato, però conferma quanto il Collegio di Garanzia poi sia una sede comunque difficile, nel senso che è una sede a competenza limitata, agli si di sola legittimità, e quindi è chiaro che man mano che si percorrono i gradi di giustizia sportiva, mentre nei due gradi di giustizia federale c'è una cognizione di merito piena, che quindi è più facile ottenere l'accoglimento delle proprie pretese, nel momento in cui si ottiene esito negativo nei primi due gradi federali, al Collegio di Garanzia le speranze sono ridotte, anche in ragione del fatto che ha una competenza di sola legittimità. Avvocato, ma per lei è giusto che la Roma abbia pagato con la sconfitta a tavolino per un errore formale e non sostanziale, visto che lo slot libero per il giocatore senior ce l'aveva? È stato un errore di compilazione della lista, sicuramente l'errore c'è e nessuno lo discute, ma non ha inficiato sulla regolarità della gara, perché il giocatore poteva comunque giocare, perché il posto nella lista maggiore c'era. L'ha trovato elegante il presentarsi del Verona? Io l'ho trovato inelegante, perché approfittare di un errore formale. Allora, per quanto riguarda la posizione del Verona, credo che ciascuno ha una propria coscienza dal punto di vista morale e dei propri diritti dal punto di vista giuridico. Quindi se il Verona ha ritenuto opportuno difendere la vittoria a tavolino che gli era stata assegnata in origine dal giudice sportivo, costituendosi e facendo quindi opposizione rispetto al ricorso presentato dalla Roma, credo che fosse, direi che era assolutamente nei suoi diritti dal punto di vista giuridico, e quindi direi anche dal punto di vista morale. Questo non lo così come se la Juventus si fosse costituita contro il Napoli, è chiaro che non avremmo avuto nulla da recriminare, nel senso che è chiaro che ciascuno porta acqua giustamente al proprio mulino. Certo. Io dico che giuridicamente aveva titolo, moralmente l'ho trovato inelegante, è il mio giudizio, poi ognuno il suo. Chiaramente nel momento in cui si parla di morale, ognuno fa le proprie valutazioni secondo la propria sensibilità. Insomma, approfittare di un errore formale, mica è bello, avvocato, su, approfittare di un errore formale sapendo che non ha cambiato minimamente il risultato del campo, altra cosa se il calciatore... Questo è vero. Altra cosa, questo se il calciatore ha giocato e non poteva giocare, allora sì che c'è un vantaggio per la Roma, ma
ma nel momento in cui la Roma non ha avuto nessun vantaggio è moralmente inelegante, diciamo così. Sì, andiamo avanti. Io credo che in un campionato così equilibrato ognuno giustamente difenda le proprie posizioni ed è assolutamente comprensibile. Non conosco i dettagli della questione, non avendo visto le carte, quindi li conosco così come giustamente le ha riepilogati lei, cioè si è trattato di un errore formale a fronte però di una norma che per quell'eventuale errore formale prevede la sconfitta a tavolino, e evidentemente il collegio di garanzia, anche se per ora si è pronunciato solo con dispositivo e quindi dovremo poi leggere le motivazioni, ha ritenuto che la norma non fosse illegittima per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Questo lo vedremo bene quando il collegio di garanzia depositerà le proprie motivazioni. L'errore costituisce ipso iure reato, c'è poco da fare. Andiamo avanti invece. Sergio Leone, il grande cineasta, amico caro, tanto caro De Laurentiis, sarebbe felicissimo di rivedere il suo Mezzogiorno di Fuoco in Lega, perché spara 3-0 a tavolino Lotito contro Cairo, reagisce Cairo e chiede 3-0 a tavolino contro Lotito. Questo duello a mezzogiorno sotto il sole a pistole infuocate, lei come lo vede giuridicamente parlando? Allora, dal punto di vista giuridico è realistico che la posizione assunta dal giudice sportivo in esito a Lazio Torino, in una situazione nella quale il Torino aveva una preclusione alla trasferta imposta da parte della ASL, che doveva necessariamente ottemperare a pena di sanzioni penali, è realistico che questa decisione tenga in appello di fronte alla Corte Sportiva d'Appello e successivamente di fronte al Collegio di Garanzia, proprio in applicazione del principio fatto valere dal Napoli e riconosciuto come fondato dal Collegio di Garanzia sulla decisione Juventus-Napoli. Cioè, se una società ha una preclusione a partecipare a una trasferta imposta da un'ASL per ragioni di tutela della salute pubblica, quella preclusione determina un caso di forza maggiore che costituisce esimente ai sensi degli articoli 53 e 55 delle NOIT, e quindi non si applicano le sanzioni previste della sconfitta a tavolino e del punto di penalizzazione, ma deve essere disposto il rinvio della gara. Quindi facciamo pronostici, in diritto chiaramente tutto è opinabile e tutto può succedere, però se la decisione su Juventus-Napoli del Collegio di Garanzia ha una caratteristica nomofilattica, cioè si impone anche ai gradi federali nelle successive situazioni analoghe, così è stato fatto dal giudice sportivo, è realistico che la vicenda si concluda favorevolmente per il Torino e in modo non favorevole per la Lazio. Sulla vicenda invece relativa alla partita d'andata, Torino-Lazio conclusasi con la vittoria della Lazio e con la partecipazione che è oggetto adesso di discussione da parte del giocatore Immobile nel procedimento innanzi per ora alla Procura Federale sulla questione tamponi, lì non è irrealistico pensare che se il procedimento si dovesse concludere negativamente nei confronti della Lazio, nel senso che dovesse essere accertato in sede di giustizia federale che la Lazio non poteva schierare il giocatore, allora a questo punto il Torino potrebbe chiedere una revisione della decisione originaria del giudice sportivo che a quel tempo omologò il risultato della gara e dire io propongo adesso, soltanto adesso, la richiesta di revisione di quell'omologazione e chiedo lo 0-3 a tavolino perché soltanto adesso è stato sancito in ipotesi dalla giustizia sportiva il fatto che Immobile non avrebbe potuto partecipare a quella gara e quindi quella gara è stata alterata e quindi ho diritto allo 0-3 a tavolino. Questo è un po' più complessa come vicenda. Complesso ma semplice, nel senso se la Lazio esce soccombente dal procedimento tamponi, a questo punto il Torino potrebbe chiedere la revisione del risultato dell'andata. Veniamo alle cose di casa nostra, caro avvocato, visto che lei ormai fa parte della famiglia De Laurentiis.
Ma sta Roma... Ho accettato con piacere a titolo esclusivamente personale, ovviamente. No, è chiaro, avvocato, è ovvio. Poi discorso. Parlavo, diciamo, parlavo dell'Alveo Napoli. Vabbè, mica le dispiace essere accostato alla famiglia De Laurentiis, voglio dire. No, assolutamente. Sono legato da... Se lei mi accosta a Giordano, mi fanno offesa. Però, eccolo, sapevo che andava a finire così. Va bene così. Non c'era tu. Allora, vediamo a noi. Ma... sono De Laurentiis e sto Agnelli che se la cantano, se la suonano, si spostano, si fanno, sono due cattivoni proprio. Secondo Fienga che sta andando al manicomio su sta cosa, ma com'è sta faccenda? Allora, sul rinvio Juventus-Napoli, e per questo ci tengo, ci ho tenuto a ribadire che intervenivo a titolo esclusivamente personale, essendo chiaramente il Napoli parte in causa, nonostante ovviamente la stima e l'affetto per il presidente De Laurentiis. Valutazione da semplice giurista. La Roma ha fatto una questione con la Lega fondata sull'articolo 29,4 dello statuto della Lega, che prevede che eventuali rinvii possano essere disposti facendo seguito a un'istanza da parte delle società, che però deve essere presentata con almeno 15 giorni di anticipo sulla gara. È chiaro che questo non è avvenuto nel caso Juventus-Napoli, però questo è il mio parere personale di giurista. L'articolo 29 è strutturato, chiaramente tutti possono vederlo sul sito della Lega, in due commi di carattere generale e in due commi di carattere speciale eccezionale riferiti agli impegni sulle competizioni internazionali. I primi due commi, in particolare il secondo, dice semplicemente, facendo riferimento a tutte le gare, che il presidente della Lega può ha facoltà di disporre il rinvio della gara o d'ufficio o su richiesta di una o di entrambe le società. Quindi è una sua facoltà discrezionale, lo può fare. L'articolo invece, i commi 3 e 4, sono quelli relativi ai rinvii derivanti da impegni internazionali. E lì c'è il termine dei 15 giorni, però è chiaro che quel 29,4 richiamato dalla Roma nella propria istanza non si applica al caso Juventus-Napoli, perché non si è trattato di un rinvio determinato da impegni internazionali, ma da un rinvio determinato ai sensi del comma 2 sulla base della discrezionalità da parte del presidente della Lega. Quindi escluderei che ci sia una rilevanza di illegittimità di un tale provvedimento per violazione dell'articolo 29,4, che a mio modo di vedere si applica solo ai casi eccezionali di rinvii per impegni internazionali. D'altra parte, la Roma, se avesse voluto andare fino in fondo, avrebbe potuto impugnare la decisione del presidente della Lega, non lo ha fatto, quindi insomma era suo diritto, ma se non l'ha fatto, a questo punto la partita se l'è chiusa da sola in qualche modo. Avvocato, io direi che non c'è nient'altro da aggiungere, è stato molto quindi chiaro. Praticamente, avvocato, tutto normale, quindi a Fienga gliela scrive lei una letterina. No. Non ci tengo, però il quadro è questo. No, ma per la sua salute, perché se no si ammala. Violazione di un comma 4 che a mio modo di vedere non sussiste. Poi si può contestare l'espressione della discrezionalità da parte del presidente della Lega, però allora bisogna farlo nelle sedi competenti, e anche si sarebbe dovuto fare con immediatezza, perché è chiaramente una partita che si sarebbe dovuta giocare questa sera, e quindi ormai chiaramente non si giocherà. Perfetto, avvocato, a me non resta che ringraziarla, augurarle buona giornata. Le dico, ci sentiamo presto, perché tanto ci sentiamo presto. E qua di lavoro ce n'è. Grazie, avvocato. Buon lavoro, buona grazie giornata. Tante. Grazie. Allora facciamo così, andiamocene subito in stop and go. Poi andiamo da Marcel Vulpis, perché c'è la questione diritti TV. Benissimo, edito nuovo, e poi tutto diritti il resto. Diritti e fondi. E poi oggi con un po' di fortuna vi facciamo sentire, perché il Viminale ha, secondo un osservatore molto attento delle cose italiane, privilegiato Suarez e non un detenuto politico in Egitto. A tra poco. Oh, allora, eccoci tornati in diretta, caro Umberto Chiariello. Siamo nelle prossimità, spero, di collegarci anche con Marcel Vulpis. Mi dici un attimo
quanto ti soddisfi che il presidente Aurelio De Laurentiis si sia sfilato dalla questione fondi? Dov'è? Chiariel, non c'è. Ma come? Ma non lo sento, incredibile, guarda, incredibile che non lo senta. Vabbè, vabbè. Sarà tra un attimo con noi Umberto Chiariello e tra un attimo avremo anche il buon Marcel Vulpis. Anzi, vedo Alessandro che ci sta parlando con Marcel, quindi tra qualche secondo eccoci qui. E allora, Marcel, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, come va? Tutto bene? Tutto bene, caro Marcel, è un po' che non ci sentiamo. Eletto vicepresidente della Lega Pro, ovviamente complimenti per l'elezione. Grazie, grazie. Da te gli auguri valgono dopo perché sei un amico, quindi so che mi stimi a prescindere. Umberto, anche tu stimi Marcel Vulpis? Ovviamente sì. Certo. Ovviamente sì, lo vedi Marcel, ah, quindi stima anche Di Chiariello. Non è che ho consegnato il testino, vi volevo tranquillizzare su questo, tesserino sempre ce l'ho. Bene, tesserino da giornalista, ce l'hai. Hai detto che Umberto lo sa. No, Umberto lo sa che chi nasce giornalista muore giornalista. Chi nasce giornalista muore giornalista. Beh. Deve morire giornalista, ma sì, perché è una. Diciamo che uno di quelli a cui non lo sa ce l'è in faccia. Ecco, già, è un buon primo passo. grazie. Senti Marcello, ma sei in movimento perché la linea è un po' claudicante. Sono in Puglia. Però ti posso dire, ti rubiamo 5 minuti esatti, se ti fermi così. Beh, come ti sei messo, perché così adesso ti sento perfettamente. Sì. Meraviglioso. Beh, allora, Umberto, dai, 5 minuti netti con Marcello a partire da adesso. Lo come dire, interpelliamo sulla questione fondi, perché lui è stato uno dei primi a dirci sta cosa non va bene. Dopo aver preso in mano la commissione per lo studio dei fondi e per portare avanti la decisione unanime della Lega di dicembre di procedere nell'avventura fondi, i due principali partecipanti alla commissione, Agnelli e De Laurentiis, hanno detto top alle trattative, per noi finisce qui, ci siamo già espressi, poi i fondi non se ne fa niente perché non è opera buona e giusta. Quindi hanno rotto definitivamente il fronte, per cui i fondi secondo loro non vanno abbracciati. Che succede a questo punto? Ma allora, innanzitutto Umberto ha ricordato correttamente, qui parlo da giornalista, certo, però è importante sottolinearlo. E quindi il mio pensiero personale, siccome sono una persona di buon senso, chiaramente la documentazione che ha avuto l'opportunità, la possibilità di visionare sia Andrea Agnelli, ma comunque in generale tutti i presidenti del club, incluso Aurelio De Laurentiis, è chiaro che non è proprio a nostra disposizione, quindi sicuramente nessuno più di loro ha avuto la possibilità di valutare opportunità e criticità. Come dissi all'epoca, io non sono contro o pro questa ipotesi, rimasi certamente colpito che ci fu questa unanimità, almeno nella prima fase, che correttamente ha ricordato Umberto e che avrei ricordato anch'io in linea di principio, perché quando poi si analizzano determinate situazioni bisogna sempre partire dalla storia che c'è prima. Quindi ci sono dei club che dicono benissimo, andiamo in questa direzione, è una opportunità e come tale dovrebbe essere valutata. Nasce questa commissione, adesso dice Umberto, due dei top che stavano dentro questa commissione dicono secondo noi i rischi sono presumibilmente maggiori delle opportunità. Il rischio principale è che chiaramente l'ingresso di un fondo in qualsiasi struttura associativa va comunque a togliere, a depotenziare alcune funzioni che tu oggi hai al 100%, anche perché però c'è anche da dire che il fondo si presenta con un'offerta economica di un certo livello. È chiaro che vuol dire modificare la governance, modificare la modalità diciamo a livello decisionale nelle scelte presenti e future di una Lega, è una opportunità.
tutti che il rischio vero era chiaramente che all'interno dell'associazione, quindi della Lega Calcio Serie A, è chiaro che si sarebbe perso un minimo di, quantomeno, di autonomia decisionale. Evidentemente Agnelli e De Laurentiis, che hanno avuto modo molto più di noi di leggere quella documentazione, sono arrivati, dopo una corretta analisi della documentazione, a fare delle valutazioni più puntuali rispetto al tema. Questo credo che sia un modo corretto non solo per la Lega Calcio Serie A in generale. Quando ci sono delle offerte o comunque ci sono delle proposte, è corretto che uno dica: ci piace l'idea, mostraci i documenti e poi facciamo una valutazione fattuale su quello che tu mi presenti. Quindi io credo che sia nel loro diritto in questo momento esercitare anche una volontà diversa magari dalla maggioranza che in questo momento relativa ci può essere rispetto al tema. D'altronde, mi permetto di dire, siamo in democrazia. Quindi però è chiaro che per arrivare alla chiusura di quell'opportunità ci deve essere una maggioranza molto più allargata rispetto a quella attuale. Ma io non sono contro i fondi, né sono pro verso i fondi. Io dico che è una scelta strategica che però, come doveva essere approvata all'unanimità all'inizio, così deve essere, secondo me, approvata all'unanimità dopo, se quella è la direzione. Cioè è un cambio così radicale che bisogna farlo in una logica di condivisione, secondo me, massima. Quindi già il fatto che oggi ci siano 11 o 9 club, o 9 e 11, a seconda da come la vediamo in termini di sì o di no, già fa capire che ci sono comunque delle resistenze. Certo. Io, se fossi, mi metto pure dalla parte di CVC, mi chiedo: ma come faccio a lavorare al 100% se poi comunque... Vabbè, ma non puoi mai farlo, soprattutto se Juventus e Napoli ti sono contro. Dai, Umberto. No, vabbè, ma comunque il voto ognuno vale uno. Quindi ho capito, questo, vabbè, non sono però d'accordo. Se no a questo punto andiamo verso maggioranze differenti. Il voto uno vale uno, ma no, che ci sia sicuramente un peso mediatico maggiore, che è sicuro. Ma non solo mediatico. Però per arrivare a una maggioranza più allargata serve il voto del Benevento come serve il voto della Juventus. Non c'è discussione su questo, non c'è discussione. Allora, vediamo alleanze friabili. Che ci sia in un senso o nell'altro uno sblocco, cioè che vadano comunque a capire molto meglio di quanto stanno facendo adesso, decidendo però o in un senso o nell'altro. Marcella, ma è chiaro il ragionamento. È una scelta strategica. O gli ultimi... Ok, vai. Però l'ultima di Umberto a Marcella e chiudiamo, vai. Allora, la domanda è questa: dato che ci sono maggioranze variabili, 7 contro 9 e 4 astenuti sulla vicenda fondi, 7 non li vogliono, 9 sì, e c'è un fronte De Laurentiis, Agnelli, Notito contro Cairo e Fienga alias Fredkin. Dall'altra parte però poi ci sono 11 società su 20 che vogliono fare l'accordo con DAZN. Una si è sfilata all'ultimo momento, che è il Cagliari, che rimane favorevole a DAZN. E lì ce ne vogliono 15 perché ci vuole la maggioranza qualificata del 75%. Quindi come si arriva? Si arriverà ad andare deserta l'asta per rimettere in pista Sky, fondamentalmente? Io questo sinceramente ad oggi non lo so. È chiaro però che deve essere una partita chiusa quanto prima, perché comunque c'è bisogno anche di una c'è bisogno sicuramente di una situazione più tranquilla nella gestione di diversi dossier, da CVC passando per i fondi. Questo è un momento, se mi permettete, non è una valutazione politica, è un momento in cui bisogna veramente arrivare comunque a delle scelte largamente condivise, e bisogna farlo in tempi brevi in qualsiasi lega, perché c'è bisogno di prendere delle decisioni importanti nel presente, nel medio, nel lungo periodo, per arrivare a situazioni anche di pacificazione. Io credo che in questo momento, al netto del piano vaccinale, al netto della situazione economica che non è semplice,
già avere all'interno delle tre leghe una situazione associativa tranquilla, serena, permette di prendere delle decisioni che oggi magari non sono semplici. Perfetto. Quindi anche gli associati si devono prendere delle importanti responsabilità. Mi permetto di dire che alla base di qualsiasi momento di sintesi, oltre alla figura centrale chiaramente del presidente o dell'amministratore delegato del caso della Lega Serie A, c'è bisogno comunque di tantissimo dialogo. Quindi l'invito è che dialoghino sempre di più e che quindi si arrivi quanto prima a una decisione condivisa su base ancora più allargata, quale essa sia. Marcel, a me non resta che ringraziarti. T'abbraccio. Sono stato un po' politico verso la fine, però è giusto. Sì, sei stato un po' politico, ma quando serve bisogna farlo. Marcel, t'abbraccio. A presto, amico mio. No, vabbè, però posso dire, comunque anche è una questione di buon senso. No, ma è ovvio, ma è ovvio, ma è chiaro, ma è chiaro. Cioè, non è un momento in cui si può alimentare o aumentare i conflitti. È l'esatto opposto. C'è bisogno di condivisione e di maggioranze sempre più allargate, perché comunque bisogna serrare i ranghi. Marcel, un abbraccio forte, buon lavoro, a presto. Grazie a Marcel Vulpis, via vai Campania, subito. Rieccoci, tornati in diretta. Umberto, come sempre, lo sai, la scaletta è molto ricca, ti chiedo il dono della sintesi nel tuo Edito Nuovo. L'Edito Nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Calcio italiano. Bye bye Europa. Stasera speriamo di non assistere a una mattanza. La Lazio mette fuori Immobile, manco ci prova a giocarsela. Deve solo sperare nella bontà e nella noncuranza del Bayern Monaco. Io francamente devo dire che se dovessi decidere ad oggi chi vince la Champions League, non avrei dubbi nell'indicare il Bayern Monaco. O magari a dire anche Manchester City. Sono le due squadre che in questo momento si staccano, ma per distacco da tutte. Perché è evidente che Bayern Monaco gioca un calcio superiore. Io ho visto una partita straordinaria contro il Borussia Dortmund, sotto contro quel mostro di Haaland, doppietta dopo 9 minuti. Hanno rischiato anche il terzo gol in contropiede, perché il contropiede del Borussia Dortmund è mortifero, è a 200 all'ora, è una squadra che è in contropiede impressionante, ma il Bayern li ha macinati come nulla fosse, senza accusare il colpo, 4-2. E se il Bayern gioca così, stasera dobbiamo sperare che sia distratto, un paio di golletti e finisca lì. Ma è una squadra che gioca un calcio straordinario, di fisicità, di velocità, di organizzazione, e poi c'ha un finalizzatore mostruoso come Lewandowski. E il City, che non ha un finalizzatore così straordinario come ce l'ha il Bayern, gioca un calcio verticale fantastico, e lì forse c'è anche un po' di tecnica in più, perché i vari Gundogan, De Bruyne, Sterling hanno il dono di saltare l'uomo con una facilità estrema. Ma tutto questo ad oggi, perché poi bisogna vedere a maggio che succede. PSG per esempio, Real Madrid possono sempre dire la loro. Il calcio italiano è alla finestra, se lo guarda, la Champions la guarda. Inter ci ha dedicato dal primo giorno, la Juve ha fatto una figuraccia per il secondo anno consecutivo, blindato al sorteggio, e poi hanno blindato gli altri, Lione e Porto contro di lei. E cosa dobbiamo dire? Che questo calcio italiano non va per niente bene. Non basta l'Europa League per salvare la stagione. Noi vediamo gente che fanno i fenomeni in Italia, cioè io ho visto Jim City recuperare su Lukaku molto bene, Benzema gli ha visto la targa, gli ha visto proprio la targa, un altro livello, eppure c'è un'età, ma un altro livello. Quindi dobbiamo dire che effettivamente noi parliamo di misere cose, perché alla fine la dimensione del nostro calcio si misura sulla Champions, ed è una misura perdente. E allora andiamo avanti anche con la nostra scaletta, con i nostri ospiti. Aggiungo solo che nell'allenamento di oggi del Napoli Lozano e Manolas hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Lobotka è fermo per un attacco di tonsillite. No, aspetta un attimo, hai dato un'audizione.
Manolas non c'ha nessun dolorino. Niente, tutta la seduta questo col gruppo. È un notizione proprio. Capiterà due giorni all'anno, capiterà. Si vede che in vista della Roma ci tiene, no? A fare bella figura. Che ne sai? Può darsi che ci tiene a fare bella figura con la Roma. Non lo so. So solo che c'ha sempre qualche problema. Allora, fammi subito dare il nostro buon pomeriggio ad una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano. È un grande onore avere con noi Gad Lerner, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Noto tifoso interista tra le altre cose, le rubiamo pochi minuti perché siamo rimasti molto colpiti da ciò che ha scritto sul Fatto Quotidiano di oggi. Leggo brevemente, suppongo che le riassumo, faccio così perché sennò dovrei andare a leggere troppo. Lei ha detto in buona sostanza: mi sorprende come il Viminale e quindi il Ministero degli Interni nel caso Suarez in qualche modo si sia mosso per dare una mano alla Juventus, mentre per Patrick Zaki, un ragazzo classe 91, quindi anche anagraficamente per quelli della mia generazione estremamente vicino, attivista egiziano, studente all'Università di Bologna, che è rinchiuso da più di un anno senza motivazioni al Cairo, non ci sia stata questa stessa solerzia da parte del Viminale. E questa possiamo... Beh, molto simile la vicenda dei due giovani, uno di 29 anni, Patrick Zaki, ricercatore che faceva il master a Bologna, e l'altro Luis Suarez, calciatore di 34 anni, solo di poco più vecchio, diciamo, uno egiziano, l'altro uruguaiano, ma per entrambi c'è stata la richiesta che gli venisse concessa la cittadinanza italiana, in tempi brevi e secondo una procedura prevista dalla nostra legge del 1992, perché la legge dice che ha diritto a chiedere la cittadinanza italiana lo straniero che risieda sul nostro territorio da almeno 10 anni, ma fa un'eccezione, c'è un comma 2 che dice che o per meriti speciali o per interessi dello Stato il Presidente della Repubblica può concedere la cittadinanza italiana su proposta del ministro dell'interno. Aggrappati a questo comma, la Juventus sollecitò la cittadinanza per Suarez e nel settembre dell'anno scorso, nel settembre del 2020, sono registrati diversi WhatsApp, diverse conversazioni telefoniche in cui il capo di gabinetto del Viminale incarica suoi sottoposti di sbrigare, accelerare la pratica. Questi telefonano a Paratici e a Chiappero, uomini della Juventus, per dirgli: guardate che si può fare in pochi giorni, e telefonano anche quando ormai la Juventus, avvertita che c'era un'inchiesta della Procura di Perugia in corso, ha deciso di rinunciare all'ingaggio. Io mi chiedo, e chiedo con educazione al Ministro dell'Interno, la Ministra Lamorgese, se il medesimo zelo venga posto anche di fronte alla richiesta che viene dall'Università di Bologna, dal Comune di Bologna e da centinaia di migliaia di italiani che hanno sottoscritto una petizione online, che venga concessa la cittadinanza a Patrick Zaki, gesto che sarebbe fortissimo in sua difesa, visto che da più di un anno è detenuto in attesa di giudizio in un carcere egiziano. Dal 20 febbraio scorso, una vicenda allucinante. Umberto, una tua considerazione, una tua domanda al direttore Gad Lerner, prego. C'è un dubbio che aleggia nell'aria e in tutte gli articoli di giornale. A un certo punto la Juventus rinuncia a Suarez perché si rende conto che non ce l'avrebbe mai fatta coi tempi, o perché, come molti scrivono, era arrivata qualche soffiata che era partita l'inchiesta, e lo stesso Cantone si è molto lamentato che a Perugia ci sono stati troppi spifferi. Io capisco che ai tifosi di calcio appassioni questo dettaglio,
perché no, volevo parlare di tutte e due le cose. Anch'io sono tifoso, come avete giustamente ricordato, ma è un dettaglio che in questo momento mi interessa di meno. A me interessa come si è comportato il Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno, raggiunto prima da una telefonata di una ministra in carica, Paola De Micheli, e poi su sollecitazioni di Frattasi, il capo di gabinetto della ministra Lamorgese, si è mobilitato per fare in modo che si potesse concedere la cittadinanza a Suarez. È possibile chiedere che si mobiliti con altrettanta celerità in un caso drammatico come quello di Patrick Zaki, o vogliamo fare due pesi e due misure? È veramente sconcertante. Ma se si muove Gad Lerner e si muove una campagna di mobilitazione mediatica, si devono per forza dare una mossa, perché probabilmente qua in Italia funziona che parte la telefonata dell'amico e si attiva qualcuno. Purtroppo è così, perché là è partita da un'amicizia tra Paratici e qualcuno che ben conosciamo. In questo caso, e se allora non ci sta una campagna stampa, credo che debba costringere Viminale a muoversi, no? Ma mi auguro che voi ci diate una mano. E lo faremo, perché chiaramente da questa conversazione ne scaturirà anche un comunicato che noi invieremo a tutte le principali agenzie italiane. Direttore, però un'ultima me la conceda sul calcio. Da tanti anni, da 10 anni, l'Inter, anzi 11, non vince lo scudetto. Lei è scaramantico, ormai è molto fatta. Sono molto, ma molto più terrone di voi, non dimenticatevi che sono nato a Beirut, ecco, ho tanta famiglia in Israele, quindi milionario di qualcun altro, diceva De ecco, quindi esatto, quindi non chiedetemi niente che abbia a che fare con triangolini formati da tricolori. Però posso chiedere una cosa, così come si dice pecunia non olet, cioè nel senso che il denaro non ha odore, e uno si tura il naso, lei si prende questo, non si chiama triangolino, come si chiama, lo sa lei? Se lo prende nonostante il gioco di Conte, o a lei piace questo gioco? Senta, se anche lei come me è tifoso, saprà quale speciale godimento si prova quando vinci una partita che non meritavi di vincere. Lo dico sottovoce, ma in alcune recenti prestazioni della mia squadra contro l'Atalanta e contro il Torino abbiamo avuto questo gusto e ci siamo detti: oddio, ma se quest'anno ci capita di fare 3 punti anche in una partita in cui giochiamo così, chissà che non sia l'anno puntini puntini. Ecco. Direttore, grazie per essere stato con noi, per aver sollecitato un tema così importante. Grazie. Aspetta, una domanda veloce. Dai. Ma lei l'anno prossimo è disposto a seguire l'Inter anche che riparte dall'Interregionale, visto che fallisce? Mamma mia, ma che domande sono, direttore? Questo porta fortuna, ma no, mi fa piacere. Ecco, vabbè. Questo che mi segue sulla scaramanzia. Arrivederla, direttore, a presto. Grazie a Gad Lerner. Però Umberto, ci è sembrato doveroso dare spazio, ma non perché siamo tifosi del Napoli e la vicenda riguarda la Juventus, perché parliamo di un ragazzo che voleva per il suo paese un po' di democrazia, che si chiama Patrick Zaki, e non si è fatto niente. La Juventus deve dare la cittadinanza a Suarez e si muovono i capi di gabinetto del ministero. È una roba brutta, dai. Orrenda. Una roba orrenda, perché è sempre il paese degli amici degli amici. Se uno interviene sugli amici ottiene le cose, altrimenti c'è un silenzio che fa rumore, usiamo questo simbolo terribile. E la vicenda di Zaki è una vicenda bruttissima. Questo ragazzo che è stato arrestato solo perché ha appoggiato un candidato che si occupava di diritti civili. La mancanza di democrazia, è tornato a salutare i parenti, studia a Bologna, è tornato a salutare i parenti, l'hanno arrestato, e siamo ancora nel 2021 di fronte alla mancanza assoluta di democrazia nel mondo, e ce l'abbiamo vicino casa. È una cosa inaccettabile. L'Italia non può pensare solo a proteggere
il cittadino italiano in senso stretto. Io torno a dire che siamo un paese incivile finché non avremo lo ius soli, che è una necessità di civiltà doverosa, al di là dei colori politici. Se si fa di questa battaglia una battaglia politica, è perdente in partenza, è una battaglia di civiltà. Pochi secondi e ripartiamo. Eccoci tornati in diretta. Oggi davvero abbiamo la fortuna di avere grandi firme, questa volta del calcio, al telefono con noi. L'uomo che ha scoperto una quantità di talenti in giro per il mondo, che è una cosa impressionante. Oggi direttore apprezzatissimo dell'area tecnica del Bologna, ex dirigente, molto amato anche a Roma, della Roma, Walter Sabatini. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Direttore, ma quanti giocatori ha scoperto che oggi sono nei primi cinque? Scusa, non voglio fare una cosa celebrativa. Quelli più forti sono quelli che scoprirò. Ecco, quelli più forti sono quelli che scoprirò. No, allora le cambio la domanda. Ha scoperto più giocatori o fumato più sigarette? Ho fumato più sigarette. Purtroppo. Sarebbe stato un numero insopportabile di giocatori. Ecco. Senta, direttore. Ecco, direi che. Calciatori 500, 1 a 10, possiamo dirlo? Ecco, diciamo. No, non ci poteva arrivare. 1 a 1000. Veniamo a noi. Il Bologna è una delle squadre più giovani, è piena di talenti giovani di questo campionato e gioca anche un buon calcio. Magari manca di qualche giocatore importante perché il budget non lo consente, però io devo dire che ci sono dei giocatori interessantissimi. No, ma noi ci lamentiamo, siamo molto contenti della nostra squadra, abbiamo non solo ragazzi giovani molto forti, ma abbiamo anche giocatori un pochino più maturi che sono all'altezza della situazione, che integrano perfettamente il profilo dei ragazzi. Abbiamo visto Palacio a Napoli indemoniato, ma che gli date da mangiare a sto ragazzo? 38 anni, corre ancora un ragazzino. Guarda solo la sua dieta. È l'orgoglio, la garra che lo tiene in vita e che gli permette di fare prestazioni di alto livello. Senta, direttore, io una domanda gliela devo fare, perché qui la Roma, la sua squadra, si lamenta molto di come è stato gestito il caso Juventus-Napoli. Non le chiedo ovviamente di entrare nello specifico, lei si occupa di parte tecnica. Io però le chiedo più nel complesso, lei gira tantissimo il mondo, quello che sta vedendo in Italia come scontri tra dirigenze, come battibecchi continui, qui si parla più con gli avvocati che con i direttori, con i giocatori e con gli allenatori, è qualcosa che a Walter Sabatini che effetto fa? Pessimo, perché lo svilimento dello spettacolo del calcio, che rimane sempre uno spettacolo, però è tutto plausibile e comprensibile che i club vogliano difendere i loro interessi e lo fanno con i loro mezzi, anche se il calcio è lo spettacolo del pallone che rotola, non è lo spettacolo dei tribunali o degli enti di disciplina sportiva. Umberto, prego. Nella sua precedente esperienza calcistica lei è stato un calciatore e un'ala destra, se ricordo bene. Sì, sono stato questo... un calciatore scarso, però. Beh, scarso fino a un certo punto, perché uno che arriva a giocare da professionista sempre buono deve essere, voglio dire. Esatto. Sì. Ha giocato da professionista. Diciamo che Sabatini proprio... non si sarebbe segnalato a Sabatini. No, mi sarei bocciato subito, bastava vedermi in campo come interpretavo la partita. Ecco. Non per le mie qualità erano eccellenti, ma come interpretavo la partita. Io ero un trombettista solitario, non ero un uomo che apparteneva a una band. Comunque tralascerei questo discorso perché mi intristisce. E allora andiamo avanti. È molto critico con se stesso, invece da dirigente è diventato... un caporchestra? Allora, dirigente sono stato bravo, sì, ho capito la sinfonia e ho saputo anche in qualche misura non solo interpretarla ma anche dirigerla. Proprio in virtù del fatto che... Prego. No, stava completando, direttore, prego. Stava completando. No, non ho sentito. No, lei stava completando il suo discorso, lo volevamo far completare. No, l'avevo completato. Ok, perfetto. Allora Umberto, vai. Volevo capire interpretarla e dirigere la sinfonia. Ecco. Vai Umberto, vai.
in quanto ex attaccante, lei ha una sensibilità maggiore nel riconoscere gli attaccanti rispetto agli altri ruoli, proprio perché lo ha interpretato e lo conosce? Giudicare gli attaccanti è sempre molto difficile, perché a meno che non si parli di Haaland, di Mbappé, di questi giocatori dai valori assoluti, perché gli attaccanti, a differenza degli altri giocatori, hanno tempi di maturazione più lunghi e magari sbagliano qualche annata, poi ti ritrovi 2 o 3 anni dopo in doppia cifra. E comunque le qualità sono qualità, quindi si distinguono le qualità negli attaccanti come nei centrocampisti e nei difensori. Non c'è una divisione data dai ruoli. Direi Osimhen, che ne pensa? Ecco, di Osimhen che è ancora divisivo nei giudizi. Ma io mi perdo spesso, ve ne andate spesso, non ho capito. Le chiedevamo di Osimhen, che cosa ne pensa di Victor Osimhen? Osimhen è un talento incommensurabile, un giocatore che se sarà fortunato, nel senso che non avrà infortuni o altre vicende legate a altre situazioni, diciamo Covid e annessi vari, cioè malattie e infortuni, è un talento che si esprimerà ai massimi livelli europei. Direttore, mi tolgo una curiosità, è lei che ha portato Cavani in Italia, oltre che Dybala, Xavier Pastore? Cavani è sotto la sua gestione? Vedete voi mi date troppo credito. Cavani l'ho trovato e l'ha portato Rino Foschi. Dybala è stato portato dopo che io sono andato a vivere a Palermo. Quindi non posso accreditarmeli. Cavani l'ha visto crescere. Ecco, no, Cavani una cattiveria. Devo dire che non era un'impresa facile. Ecco. Perché era un giocatore turbolento nell'anima, sempre insoddisfatto, sempre era un fuggiasco. Il primo giorno che sono arrivato nel ritiro del Palermo, appena nominato direttore sportivo, ho trovato Cavani di fronte alla porta della mia stanza che mi chiedeva di essere seduto. Caspita! Questo per designare il carattere del giocatore. Il Caspita. Primo giorno. Siamo un fuggiasco, ma un grande giocatore, un generoso, un giocatore che poi a Napoli lo avete conosciuto bene, quindi è inutile che. Caspita, che se lo rimpiangiamo ancora. Lo rimpiangiamo ancora. Ci credo. Senta direttore, Umberto, concedimene un'ultima, dai, che poi dobbiamo salutare il direttore. Domenica sera c'è Roma-Napoli, come le vede la sua Roma ed il Napoli del suo amico De Laurentiis? No, le vedo come due club che hanno necessità di andare in Champions League, perché non solo per una questione economica, ma per una questione di prestigio e di valorizzazione del patrimonio calciatori, perché i calciatori vengono valorizzati dai risultati, non dagli articoli sui giornali. Se ci sono i risultati, i giocatori valgono di più. E ora, quindi, la Champions non è solamente un privilegio economico poter fare, ma è se un'affermazione di prestigio e di carisma dei club nell'Europa, quindi né Napoli né Roma più ci possono rinunciare. Sarà una battaglia durissima, certo. Con il Napoli che ha lo svantaggio della classifica, diciamo, oggi mi pare che sia 3 punti dietro circa. Io lo confermo direttore. Io seguo la classifica del Bologna, non quella del Napoli, quella della Roma, ma mi pare che sia. Allora, in questo momento no, ma sono a pari punti. Difficile. Napoli e Roma sono a pari punti dopo l'ultima giornata. Attualmente sono a pari punti. Vedete, allora sono. Dopo l'ultima giornata sono a pari punti. Certo, è vero, l'ultima giornata. La Roma ha perso a Parma e il Napoli ha vinto al Meazza. Esatto, no, non sei riuscito a metabolizzarla quella partita. Imprevedibile la sconfitta della Roma a Parma. Certo. Senta direttore, per salutarla, dicono che al Napoli piacciono Tomiyasu e Skovolsen, ma ci hanno detto una sciocchezza. A noi non risulta, però qualora fosse vero dovrei ribadire la mia stima sulla dirigenza del Napoli e la capacità di capire il calcio, perché sono due giocatori importantissimi. Bene, vedremo che cosa. A pensare che a me piacciono di più Schouten e Svanberg. Vabbè. A me piacciono di più i due ragazzi di centrocampo. Vabbè.
Detto questo, ma lei cambierebbe Mihajlovic con Gattuso? Non c'è mai chiesto, se no viene fuori confusione. No, ma assolutamente. Nessuna manifestazione di interesse. Certo. Bene. E per salutarla, ma lei cambierebbe Mihajlovic con Gattuso? Due caratterini mica male, eh? No, io voglio bene a Gattuso da parecchio tempo. Però Mihajlovic è il miglior allenatore che posso avere in questo momento. E ecco, sono reduce dall'allenamento, la condizione dell'allenamento di Mihajlovic è veramente affascinante. Lui mette i calciatori di rendere al massimo, è un allenatore insostituibile. Direttore, a noi non resta che ringraziarla, augurarle in bocca al lupo per il suo lavoro al Bologna. Grazie, a presto. Grazie a voi. Grazie, un caro saluto a Walter Sabatini, direttore dell'area tecnica del Bologna. Claudione De Vito. Eccoci qua, ci siamo. È mercoledì, si gioca alle 20:30 con il Potenza, ma non è un bel mercoledì per l'Avellino perché il Covid è tornato a bussare alla porta dello spogliatoio bianco-verde con un nuovo calciatore positivo a distanza, forse l'ultimo se non ricordo male a inizio dicembre, parliamo di 3 mesi e mezzo fa, e quindi il Covid torna, visto che comunque siamo anche in un clima abbastanza mesto per quanto riguarda la morte di Antonio Vanacore, il vice di Campilongo alla Cavese, quindi si capisce bene che per la Serie C in generale c'è un'ondata in atto anche nel girone C e anche in casa Avellino, e chiaramente noi nella nostra ora avremo modo di darvi aggiornamenti, visto che una notizia venuta fuori nella tarda mattinata, perché è previsto un comunicato della società biancoverde dal quale emergerà o meno, ci auguriamo di no, qualcosa magari di più di un tesserato, però insomma al momento i riscontri che abbiamo è su un calciatore, tra l'altro anche un titolare di cui Braia dovrà fare a meno questa sera. Tra poco tra l'altro si andrà anche in campo con Turris Catania, avversario di domenica dell'Avellino, quindi noi chiaramente gli daremo gli aggiornamenti per quanto riguarda questo caso Covid riguardo appunto all'Avellino, e andremo anche con le ultime sulle formazioni Avellino e Potenza, partita importante, guai a distrarsi, anche se poi il Covid ti porta allo stress di dover fare tamponi, test antigenici aggiuntivi e un po' tutto lo stress e la distrazione del prepartita che poi cerchi di allontanare quando poi vai in campo. Insomma, mercoledì non semplice per l'Avellino, ma noi ci siamo tra pochissimo al pomeriggio da Supereroe. Ciao ragazzi. Ciao Claudio, grazie per ciò che ci riguarda, tanti ospiti, continueremo a parlare di questo Roma-Napoli con tante firme, con tanti amici, cercheremo di inquadrare al meglio la situazione del match che può dire tanto per la stagione degli azzurri. A tra poco. In diretta, caro Chiariello, dov'è? Cioè, non c'è. Sei qua. Che meraviglia. Allora, Umbe, la partita qua è di quelle che contano. E come questo Roma-Napoli, è un privilegio parlarne con Fulvio Collovati. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. E allora, caro Fulvio, Roma-Napoli, mica da ridere, voglio dire. Entrambi a 50 punti, col Napoli con una gara da recuperare, una vista Champions abbastanza consolidata, anche se bisogna capire su chi fare la corsa. L'Inter ormai, lo scudetto, un po' se l'è cucito. Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio si contendono 3 posti Champions. Ma ormai tutte le squadre sono più o meno fuori dalla Champions, fuori dall'Europa. Beh no, c'è ancora l'Europa League. In realtà, ecco, c'è da dire che la Roma, per esempio, nel caso specifico, è ancora in Europa League. Per cui su chi fare la corsa? La corsa bisogna farla, esclusa l'Inter, bisogna farla sulle altre tre, in questo caso il Milan, la Juve e il 4° posto, che può essere sicuramente la portata del Napoli in virtù non solo della partita da recuperare, ma anche del momento di forma di alcuni giocatori. Deve ritrovare il miglior Mertens. Nel momento in cui ritrovi il miglior Mertens, secondo me in questo finale del campionato il Napoli potrebbe essere una delle favorite per il 4° posto. Umberto Chiariello, prego, a te la parola per qualche considerazione con Fulvio Collovati.
che partita tatticamente sarà, perché in effetti entrambe giocano con una punta e tre trequartisti alle spalle. La Roma fa la difesa a tre, il Napoli invece a quattro. Chi ritieni che possa sparigliare le carte? Ma sai, Umberto, parliamoci chiaro, la Roma viene da una sconfitta umiliante in in campionato contro il Parma, una sconfitta inaspettata, è chiaro, evidente, mettendosi, secondo me ci sarà una partita giocata non solo a livello tattico, come giustamente dici tu, ma molto a livello psicologico. La Roma, figurati, l'ambiente di Roma che ho frequentato, che insomma io ho giocato nella Roma, ma non è mai cambiato l'ambiente, nel senso che fino a quattro mesi fa c'era il Fonseca out, nel senso che tutti davano addosso a Fonseca. Poi improvvisamente ne hanno dato una serie di risultati positivi, Fonseca è stato rivalutato. È bastato perdere domenica contro il Parma per mettere sotto accusa di nuovo Fonseca. Per cui è un ambiente che va sempre molto incostante. Secondo me, a livello tattico, la Roma è una squadra che subisce gol, ha subito 40 gol, per cui ci vorrà una bella fase difensiva da parte del Napoli, perché non deve subire gol, perché il punto di forza della Roma più o meno è davanti, con i movimenti di Borja Mayoral, di Dzeko, di Pedro, gli inserimenti di Verratù, di Pellegrini. Ma in difesa, secondo me, se il Napoli ritrova una buona fase offensiva come ha fatto domenica contro il Milan, può mettere in difficoltà la Roma. Sì, questo sicuramente, però c'è anche un altro dato, che quanto peserà la partita in Ucraina, di cui Fienga si sta lamentando tantissimo. Sì, c'è questa partita che può pesare dal punto di vista fisico, però non è una partita, nonostante il risultato di 3-0, non è una partita che deve assolutamente sottovalutare la Roma, perché altrimenti va in vacanza e rischia veramente la clamorosa eliminazione. Questo no, però indubbiamente sotto questo aspetto peserà, perché non è dietro l'angolo. Io a Donetsk ci sono stato, non è vicino, per cui la trasferta, i viaggi, la partita, il clima completamente diverso, che fa freddo, per cui indubbiamente sotto questo aspetto il Napoli ha un vantaggio, perché può preparare la partita senza stravolgimenti settimanali e tutto di allenamenti. Ecco, però torno a dire, vedendo il Napoli contro il Milan, che ha giocato con grande attenzione, sì, c'è il gol di Politano, ci sono una squadra molto attenta in fase difensiva, hanno ritrovato Ruiz, lo stesso Koulibaly, urge ritrovare il miglior Mertens, perché se trovi il miglior Mertens, Napoli è una cosa di certo. Fulvio, io non voglio parlare Cicero Prodomo sua, però una domanda mi corre. Io sto vedendo tante cose che stanno succedendo, no? Questi dirigenti che si beccano gli uni con gli altri, eccetera, eccetera. Ma tu pensi che nel calcio italiano si senta l'assenza di figure come la tua, come di quella di tanti altri campioni che conoscono queste dinamiche? Sei stato dirigente al Piacenza, tra l'altro. Che conoscono il calcio in un certo modo e che potrebbero approcciare, evitando al calcio italiano, non solo le brutte figure di uscire dalle coppe con questa continuità, ma anche di evitare che siano più gli avvocati a parlare, più le aule di tribunale a parlare, che il campo? Ma sai, questo non sta a me dirlo. Calcio sta, infatti, secondo me manca una parte, poi magari Umberto lo può confermare da giornalista, da appassionato, da tifoso. Secondo me il calcio ormai è diventato un'industria, c'è molta gente che si occupa più di immagine, di industria, e poca gente di calcio all'interno delle società sportive. Si parla di diritti televisivi, si parla di introiti, si parla di bilanci, e si trascura molto la parte tecnica. La realtà è questa, per cui io non sono uno di quelli che dice il calcio ai calciatori, ci mancherebbe altro, perché poi più o meno
adesso insomma non dico che capiscono tutti di calcio, però più o meno si impara anche il mestiere, però dico che molte volte gli ex calciatori sono trascurati, parliamoci chiaro, e ruoli chiave in alcune società, e non parlo del Napoli, parlo di tutte le società, ma anche a Milano così, vengono dati a gente che probabilmente non ha esperienza, non ha calcato un campo di gioco, forse ci ritroviamo perché ormai, come dicevo prima, il calcio è diventato un'industria, per cui tutto ciò che ruota intorno al calcio fa scalpore, fa notizia, però forse ha ragione Carriano, insomma, gente che magari ha un po' più di conoscenza della materia ci vorrebbe. Umberto? Ti fare due domande rapide, una storica. Mettimi in fila questi stopper della storia della nazionale, escludo te che sei parte in causa. Guarneri, Rosato, Ferri, Mierkwood e Cannavaro e Bellucci. Di questi qui, chi è il migliore? Devo fare la classifica? Sì. Sì. E poi mi dici tu dove ti metti dopo, tra questi sei. No, lascia perdere, io non mi metto, mi faccio la classifica. Vabbè, ma poi chiaramente è una classifica personale, perché poi stiamo parlando di tutti di grande livello. I più grandi stopper dal 66 ad oggi. Io sono cresciuto all'ombra di Rosato, ti devo dire la verità. La gente magari non sa nemmeno chi sia, ma Rosato era marcava e andava avanti come facevano i difensori, perché tutti sono convinti che i difensori di una volta marcavano e basta. In realtà non era così. Rosato aveva i piedi buoni, marcava e andava, nonostante aveva degli allenatori che gli dicevano che marcassi. Qui metterei Rosato, Guarnieri. Cannavaro, no? Un altro grande. Come? Cannavaro? No. Infatti stavo dicendo Rosato, Guarnieri, poi mettere Fabio Cannavaro, perché ha giocato sia a uomo che a zona, per cui ha imparato, è cresciuto nella marcatura uomo e ne ha portato. Però Guarnieri l'hai messo sopra, quindi Guarnieri per te era straordinario. Guarnieri per me era un ottimo stopper, sono stati gli stopper, nonostante Guarnieri erano gli stopper storici di Inter Milan, gli stopper che hanno vinto le Coppe dei Campioni nel 68, sì, 70, sì, per cui poi ci metterei Cannavaro, che è pallone d'oro, che indubbiamente ha vinto il mondiale, è stato straordinario così, poi ci metterei a pari merito Bjerkut e Ferri, ci metterei a pari merito dopo. Perché manca Mauro Bellucci. Manca Mauro Bellucci. Ah no, beh, Bellucci lo metterei dopo Cannavaro. Dopo Cannavaro. Perfetto. Ok. Perfetto. Vabbè, ovviamente tra i primi tre ci sta Fulvio Collovati senza discussione. L'ultima domanda. Lascia perdere. Guarda, i campioni del mondo 82 vengono prima di tutti. Non discutiamo proprio. Andiamo avanti. Ho sempre detto che l'ambiente più difficile d'Italia è quello della Roma. Tu che sei stato a Milano con Inter, Milan e a Roma, confermi o no? Roma è l'ambiente. Tu pensa che adesso è ancora più difficile perché sono le radio romane, le radio che tutti i giorni innescano polemiche, innescano. Per cui ai miei tempi c'erano le prime televisioni private negli anni 80, era Tele Roma, Telegiorno, per cui è un ambiente difficile, che come dicevo in precedenza, vinci una partita, ti esaltano, ne perdi un'altra, sei nell'occhio del ciclone, per cui non c'è equilibrio, l'ambiente di Milano è difficile, giocare alla Scala del Calcio a San Siro, se giocavi bene una partita ma poi sbagliavi la seconda venivi subito fischiato, però l'ambiente di Roma è l'ambiente esterno, non è l'ambiente tanto dello stadio dove c'è il pubblico, è anche caloroso, ma è l'ambiente esterno che è un ambiente complicato, difficile, dove è difficile lavorare veramente.
Bene Fulvio, a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, un abbraccio grazie forte. A voi, grazie a voi, buongiorno, un saluto. Ciao, buongiorno, ciao Umberto, buongiorno. Grazie a Fulvio. Collovati, andiamo avanti anche con gli ospiti, tra un po' con Montano che mi inoltra nella messaggi. Che ha fatto Fulvio con Cannavaro primo posto, senza discussione proprio. Tu dici? Non se ne parla proprio. Ma sei di parte, sei il solito napoletano. Scherzo, si incavola. Parto di Capata. Alla capoccione Fabio Cannavaro di parto di Capata. E senti, parto di Capata e senti. Vabbè, comunque, sta di fatto che lo vedi, la questione è molto semplice. Roma-Napoli si gioca domenica perché secondo quello che scrive evidentemente, quello che ci ha detto prima l'avvocato Lubrano, legale del Napoli, nella vicenda, no? Legata anche al rinvio della partita con la Juventus e così via. La Roma ha fatto casino, sì, ma non è che si è appellata. Cioè che tu mandi le lettere e poi non ti appelli, serve a poco. Cioè la Roma poteva impugnare quella decisione. Basta, e non l'ha fatto. Mo ti mando una bella lettera. Non mi mandare niente, piuttosto dai con me il buon pomeriggio ad un grandissimo ex della Roma, quale Antonio Tempestilli. Buongiorno. Buongiorno a tutti, e grazie a tutti i radioascoltatori per essere con noi. Lei ha lungamente ricoperto anche incarichi dirigenziali all'interno della Roma, oltre ad esserne stato importante giocatore dall'87 al 93. Ecco, io le chiedo prima di tutto da dirigente, che idea si è fatto di tutta questa vicenda, di queste vicende che coinvolgono la Roma in questo momento, la sconfitta per 3-0 a tavolino contro l'Hellas Verona con il caso di Avarà e poi l'uscita di Fienga anche molto forte, che però non ha fatto seguire da parte della Roma l'impugnazione dell'atto del presidente della Lega sul rinvio di Juventus-Napoli. Prego. Ma io sinceramente, francamente, non vorrei entrare nei particolari di questa vicenda, perché non è che ne sono profondamente al corrente, quindi potrei dire con delle esattezze. È evidente però che da parte della Lega ci debba essere un occhio di riguardo per tutte le società, al di là di che si chiami Roma, Juventus, Napoli o Inter, perché poi di conseguenza ci sono anche le squadre che lottano, no, per non retrocedere, che si possono ritrovare in situazioni di difficoltà nel momento in cui viene spostata una partita. Sicuramente se la Lega ha deciso questo spostamento, ha avallato questo spostamento, probabilmente perché c'erano le condizioni, però è chiaro ed evidente che la Roma giustamente debba tutelare i propri interessi, perché nel momento in cui viene stabilito un calendario non è che poi dopo il giorno dopo, la settimana successiva si cambia a seconda di quelle che sono le situazioni che si verificano, che si vengono a creare, quindi è giusto che la Roma ti faccio sentire nel rispetto, ripeto, di tutte le squadre che partecipano al campionato italiano. Umberto Chiariello, prego, il signor Tempestilli ti ascolta. Ricordo male o a lei toccava marcare sempre Andrea Cannevale che poi era romanista fondamentalmente? Andrea è un amico, sì, ma non era solo lui, perché in quel periodo forse ha marcato anche Maradona, grande Maradona, grande Diego, era quello che stava a marcare lui. Però è toccato marcarlo, e ogni tanto l'allenatore diceva marca tu Diego? Sì, purtroppo lo marcavo spesso e volentieri. E se dorme la notte prima di marcare Maradona, si riesce a dormire? Ma guarda, si riesce, perché poi fondamentalmente contro Diego puoi solo far bella figura, no? Perché se lo fermi, si riesce a fermare, è stato bravissimo. Se non riesce, è talmente bravo lui, quindi non fai granché brutte figure. Napoli aveva grandi giocatori, devo fare il guardone, i giornalisti sono dei grandi guardoni. Come si vive Diego a 2 centimetri? Nel campo, cioè, uno che pensa, cioè, è un mostro, io penso che marcare Maradona a Napoli in quel periodo, penso che non lo potrò mai scordare, perché era qualcosa di talmente particolare, la gente lo idolatrava, per cui come lo toccavi c'avevi 100 persone che ti
scherzi si dicevano di tutto e di più, però Diego era stato un grande calciatore in campo, al di là di quello che era la sua vita personale, al di fuori. Ma che prima che arrivava la palla lui già sapeva cosa fare, cioè la forza dei grandi giocatori è quella. La forza dei grandi giocatori è quella, già sanno quello che devono fare. Succedeva a Maradona, succedeva a Totti, succedeva a questi grandi, a questi talenti. Purtroppo non ci sente nessuno, diciamocelo sottovoce, non ci sente nessuno. Qualche tunnel gliel'ha fatto. Ma non lo ricordo, probabilmente sicuro. però posso ma quando gli faceva fallo lui che rispondeva, che diceva Diego, che no, diceva Diego in campo non parlava, non diceva, non si lamentava, ecco, era un classico giocatore di quelli che prendeva le botte e le teneva, stava zitto, non era uno che si lamentava dall'alto delle sue grandi qualità, no? Delle capacità le faceva pesare agli arbitri. Lui era veramente un gran signore in campo. Che bello, però poter dire ai propri nipoti io ho marcato Maradona, cioè sono titoli di merito assoluto. Guardate, uno dei più bei ricordi è una fotografia che conservo con me di Diego, che chiunque la guarda rimane esterrefatto, perché lui è seduto a terra, io sopra che lo rimprovero quasi, no? Una cosa. Ma è meravigliosa come fotografia, come immagine. Meravigliosa, sì, molto bella, però sono ricordi che mi porterò sempre con me. No, ma secondo me Tempestini faceva come faceva Bruscolotti. Bruscolotti mi ha raccontato che andava vicino a Bruno Conti, che doveva marcare, e gli diceva: Brunè, siamo amici, ma non dove mettete a farmi un tunnel che ti faccio male. In campo è così, è vita mia, morte tua, sportivamente parlando. Poi al di fuori a pranzo, a cena, era un giocatore talmente a Napoli in quegli anni, uno tremendo, ma che al di fuori del campo era una persona eccezionale, così si chiamava Salvatore Bagni. Campo era un disgraziato, un cattivo, un animale tra virgolette, parlo sempre sportivamente, attenzione, certo, a non prendere queste frasi come frasi. No, ma è chiaro il significato, è chiaro. Assolutamente, era una, ma al di fuori del campo era un ragazzo fantastico, però il campo. E Careca andava a 200 all'ora, Careca era velocissimo. Careca era straordinario, qualità, grandi qualità, qualità tecniche, incredibile. Andava in quel periodo a Napoli, aveva Giordano, Maradona, Careca, Cammellani, Alemão. Cioè, è una squadra veramente forte. Le sarebbe piaciuto giocare nel Napoli? E quando abbiamo, io vi dico la sincera verità, io ho sfiorato di venire a Napoli, perché Maradona, sia Giordano che Maradona hanno spinto prima, ma in quell'anno Ottavio Bianchi me l'ha detto Giordano me l'ha detta questa cosa. E Giordano, io, che viene trasmissione da me, me l'ha detto che aveva molta stima di Tempestini, effettivamente. Sì, con Bruno siamo molti amici. Ma dovevo venire a Napoli, ma c'avevo anche la Roma e la Juventus, c'ho la famiglia, per voler tornare a casa dopo tanti anni che ero stato al nord, e quindi optai per tornare a Roma e lasciai cadere l'ipotesi Napoli, ma Bianchi, che era stato appunto allenatore, mi voleva fortemente a Napoli, tant'è vero che successivamente dopo Napoli Bianchi venne a Roma, perché anche lì il grande presidente Viola mi chiese a me com'era questo allenatore, e per me, al di là del suo carattere difficile, particolare, però era un grande allenatore, l'ha dimostrato a Napoli vincendo uno scudetto, vincendo una Coppa UEFA, a Roma fece grandi risultati, arriviamo in finale di Coppa UEFA, per cui era un allenatore che dal mio punto di vista aveva delle grandi qualità. Tempestini, a noi non resta che ringraziarla ovviamente per il tempo che ci ha dedicato, anche per aver aperto un po' con noi l'album dei ricordi. Io vorrei solo dire una cosa, ecco, fare una sorta di richiesta ai tifosi napoletani e ai tifosi romanisti, di poter ritrovare quello spirito che una volta li univa, col gemellaggio che avevano tanti anni fa, che hanno perso nel tempo. Sarebbe bello, sarebbe una cosa fantastica poter rivedere queste due tifoserie riunite e avvicinarsi, al di là di quelle che poi possono essere successe. Bellissime parole che condivido totalmente. Eh sì, condividiamo davvero tutti. Tempestini, grazie e buon lavoro. A presto. Buon lavoro, ciao. Grazie ad Antonio.
Tempestilli, allora. Ricordi belli, sì, sì, ricordi belli. Pochi secondi e ripartiamo, dai. Oh, e allora, eccoci qui, tornati in diretta. Io sono davvero contento che in apertura di trasmissione l'avvocato Lubrano ci ha specificato e fatto anche un po' cadere, no, tutto il teorema. La Roma, se non ha impugnato la decisione, ma che vuole? Cioè, tu metti lì e polemizzi. Ma se hai uno strumento che è l'impugnazione dell'atto, perché devi far casino? Cioè, impugna l'atto e basta. Invece no, la decisione è ridicola, questo, quell'altro, non si fa altro che aumentare la disaffezione nei confronti del mondo del calcio. Ciccio Marolda, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto bene. Ci riprendiamo. Ecco, benissimo. Chiariello, tu ti difendi o attacchi? Il baffo in zona rossa come si trova? Aia. Ma usciamo poco di casa, ci arrangiamo un po' con un po' di giardinaggio. Con il giardinaggio? Giardinaggio. Ti sei dato il giardinaggio, cosa fai? Io ho zucchine, melanzane, che fai? Fammi sentire. No, il giardino. Vabbè, Ciccio, sono le 2:30, lo devi capire. È arrivata una certa, Chiariello c'ha fame. No, era inevitabile che il discorso finisse lì. Volevo approfittare per farmi una parmigiana, capito? Lo immaginavo, no, che era quello il problema. No, è drammatico di non avere lo spazio anche per loro. Magari. Senti, ma sto Napoli che fa? Si inserisce nella lotta Champions? Ha fatto razzi e curiazzi della Redis, ha diviso i nemici, per cui ora li affronta uno alla volta. Beh, il fatto di non avere più impegni di coppa non mi rallegra, ti dico la verità, perché una grande squadra, penso che una grande squadra debba saper lottare su due fronti. E il Napoli, secondo me, io non ho mai pensato a una rosa sopravvalutata, ho sempre pensato a una rosa capace di avere il doppio impegno. È un Napoli che a quest'ora avrebbe dovuto avere, non dico molto, ma 3-4 punti in più, ma proprio tranquillamente. Quindi è un Napoli che riapre, che ha riaperto questa lotta per la qualificazione Champions, però è un Napoli che deve ancora penare sicuramente. Però è un Napoli che sta riprendendo via via tutti i suoi giocatori. Manolas e Lozano oggi hanno svolto allenamento con il gruppo. Lobotka ha la tonsillite, c'è un problema di tonsillite, quindi non so se prenderà parte la trasferta di Roma, tanto Lobotka ormai si capisce manco se fa più parte di questa rosa oppure no, quindi non mi sembra uno che stia entrando in maniera importante nelle rotazioni. Sta di fatto che ci sono diverse scelte da farsi, una in particolare. A Roma gioca Osimhen dal primo minuto, secondo te? Ma io se guarda, probabilmente se prendessimo metà Mertens per un fatto di tecnica individuale, di capacità di inserirsi meglio nella squadra, il fisico e la velocità di Osimhen andremmo meglio, ma questo non è possibile. Io credo che in questo momento Mertens, pur stando male, si assembli meglio con la squadra, cioè dia alla squadra una possibilità di gioco diverso. Abbiamo visto per esempio anche col Milan un paio di inserimenti di Zielinski che ha sfiorato pure il gol, anzi l'ha sbagliato, se vogliamo essere sinceri, anche il gol, e quelli sono dovuti proprio agli spostamenti in attacco, ai movimenti in attacco di Mertens. Con Osimhen hai una, come dire, una varietà di giocate inferiori in questo momento. Osimhen mi è piaciuto più in area di rigore contro il Milan alla fine, quando ha fatto il difensore, che non quando ha fatto l'attaccante. Umberto, prego. Ritieni che abbia trovato una quadra adesso il centrocampo con Gerischi davanti a Fabian e Demme, e questo è il centrocampo su cui il Napoli può contare per la rimonta? Beh, mi fa piacere che ci sia arrivato anche Gattuso, ti dico la verità, a questa conclusione. Cioè, perché io per 2 mesi ho fatto il fegato tanto con Bakayoko e Fabian Ruiz là in mezzo, non ce la facevo proprio più. L'altra cosa positiva è che il Napoli è sicuramente migliorato,
ma ancora non ho capito perché c'è stato questo miglioramento. Ovviamente siamo lieti che sia stato così, ma questo miglioramento contemporaneo di 5-6 calciatori fondamentali, cioè se penso alla partita di Politano e di Insigne, dei tre di centrocampo che hanno coperto bene la difesa, tant'è che Koulibaly ha fatto solo una sciocchezza e non più di uno. Ecco, c'è stata una crescita dei singoli che ovviamente sommato ha dato poi la crescita di squadra. Ecco, perché questi singoli sono cresciuti improvvisamente tutti quanti e prima no? Io questo non me lo chiedo, non mi parlate di infortuni e di cose, perché io... E che risposta ti sei dato? Che risposta ti sei dato? No, non me la sono data ancora, ti dico la verità, questa risposta, non l'ho capita ancora. Umberto, tu ce l'hai una risposta? Fioriscono. E perché dovrei averla io? Se non ce la ciccio, perché ce la devo dire? Apposta. Bene così. No. Bene così. Senti Ciccio, per completare, la Roma però è squadra che chiaramente domani va a giocare in Ucraina, c'è la trasferta, eccetera, certo. Eccetera. No, l'hai seguito tutto il caso, certo. Fienga che si incavola di qua, di là, Lubrano pure prima ai nostri microfoni ci ha detto che non se ne parla proprio, che la decisione è legittima e soprattutto io non capisco una cosa. Perché, dice Lubrano, la Roma fa tutto sto casino e poi non ha impugnato l'atto, che era la cosa più semplice, l'atto del presidente, costringendo Juventus-Napoli a giocare questa sera. Allora, io la risposta che mi do è molto semplice. La Roma voleva fare lo stesso gioco, cioè accordarsi per vedersi rinviata la partita piuttosto che invece effettivamente voler far rispettare un certo tipo di regolamento e fare in modo che Juventus-Napoli si disputasse questa sera. Ma guarda, io dico la verità, vista la sensibilità della Roma sul discorso di sportività e non sportività, mi sono meravigliato successo come mai la Roma poi quando si è ritrovato con un Napoli che aveva Milan, Juve e Roma in 7 giorni, in 8 giorni, ecco, non abbia protestato, perché anche quella poteva essere, come dire, una mancanza di sportività a danno del Napoli. Invece a quel punto la Roma è stata zitta, ben volentieri ovviamente è stata zitta. Ma la Roma, tu dicevi perché non ha impugnato, ma la Roma non poteva impugnare l'articolo 29, però il comma 3-4 dell'articolo 29, perché i 15 giorni non c'entravano niente. Voi l'avete studiato sicuramente meglio di me quell'articolo. Sì. Il terzo e il quarto comma parlano dei 15 giorni riferiti soltanto alle partite internazionali, alle partite di coppa, mentre il primo e il secondo comma, che sono quelli generali, danno soltanto al presidente la discrezionalità di una decisione, addirittura d'ufficio certe volte, senza neanche aspettare che ci fosse magari l'accordo tra i due club per lo spostamento. Ovviamente avrebbe dovuto impugnare non una cosa, avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento di una decisione non opportuna rispetto a quella del presidente. Questo avrebbe dovuto fare, ma con quali possibilità di successo? Onestamente pochissime. Quindi la Roma secondo me ha perso un'occasione per mostrarsi un po' più matura, ma evidentemente la paura è più del... Dimmi una cosa, Ciccio. Aspetta, Umberto, consentimi. Guarda, c'ho un obbligo di 20 secondi, così dopo possiamo parlare con Ciccio gli ultimi 2 minuti, se Ciccio ce li dedica con serenità. 20 secondi, conoscete i tempi della radio. Torniamo subito. Umberto, dai, la tua ultima per Ciccio che poi salutiamo. Sì, come la Roma ha fatto una cagnara secondo me indecorosa su sta vicenda, voleva approfittare del Napoli in quella situazione, si è trovata fregata e a chi tocca non si ingrugna, dicono a Roma. Io penso sia stato molto inelegante il Verona sfruttare un fatto formale per un punto che al Verona non serve a niente e che per la Roma potrebbe essere vitale, sapendo che non ha tratto nessun vantaggio da quell'errore. Io non mi sarei presentato, poi stava ai giudici dire no, guarda che il punto, la partita la perdi perché quell'irregolarità non è sanabile. Però il Verona per me ha fatto una brutta figura, non so tu come la pensi, l'ho trovato inelegante. Non sarebbe cambiato sicuramente il giudizio, su questo sono d'accordo con te. Avrebbe potuto evitarselo anche per questo, insomma, questo per un patto di buoni rapporti tra club, ma
evidentemente non è così, insomma, se sappiamo bene che i club sono l'uno contro l'altro, ogni tanto però un po', ecco, di gentleman agreement non sarebbe male. Sono d'accordo, secondo me Verona poteva farne a meno, anche perché era scontata la sentenza. Sì, direi di sì. Ciccio, avrebbe fatto gratis una buona figura. Esattamente. Un abbraccio, Ciccio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. Un saluto a Ciccio. Ciao Ciccio. Marolda. Allora, Chiarello, lo sai che c'è uno che non... Sei molesto, bro. Una idea. Mia. Allora, c'è... Ma... Contato, come lo sopporti a questo? Ecco. Ha detto non ti sopporto, già l'ho sentito. Allora, c'è un tipo su Twitter che si firma Stevie Walker. Che dice... Già il fatto che sia un fake te la dice lunga, va? Sì, dice che noi abbiamo ospitato l'intervento di Gad Lerner per sollecitare, no, l'intervento del Viminale per la cittadinanza italiana. Siamo orgogliosi di averlo fatto. E dice, poi c'è chi come Marco Giordano si affretta a dire noi, è vero, siamo tifosi del Napoli, ma non mi sembra di averlo detto comunque, vabbè. E c'è di mezzo la Juve, ma a noi interessano le sorti di Patrick Zaki. Verissimo, abbiamo fatto per questo l'intervista. Excusatio non petite, accusatio manifesta. E ci dice che siamo degli ipocriti DM, che Massimo Zampini ad esempio non dovrebbe accettare di parlare da noi perché siamo una radio di miserabili. Vuoi dire qualcosa a Stevie Walker? No. Bene, meglio così. No, perché non si sprecano parole per gli imbecilli. Sono molto d'accordo con te, però diciamo che questo è il livello. No, ma lascia perdere, sono imbecilli. I imbecilli non vanno considerati. Lo sanno dal primo minuto contro la Roma? No, sì. non credo. Politano è in una condizione strepitosa, in fiducia. Lozano è un giocatore troppo importante per rischiarlo. In corso di partita, sì. Pochi secondi e ripartiamo. E allora riprendiamo come sempre a quest'ora con quello che è Umberto, il tuo Edito Napoli. L'Edito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Ci avviciniamo in qualche misura alla partita, storto morto, perché con tante chiacchiere in settimana si fa una fatica bestiale. A volte le domeniche volano, a volte le settimane sono lunghissime tra polemiche. Oggi, anzi, mi viene voglia di dire una cosa, che se il Napoli scende in campo a Roma all'Olimpico con la stessa grinta di De Laurentiis, la vince bene, è facile la partita. De Laurentiis, che sui fondi è entrato a gamba tesissima dicendo: io me ne vado dalla commissione, ho studiato, mi sono letto 400 pagine di un presunto contratto in inglese studiandomi 1000 cavilli, e vi dico che non è cosa buona per noi. È un De Laurentiis che mette, secondo me, la parola fine su un progetto che non era da sposarsi, se non per volontà di presidenti genovesi alla frutta, che hanno bisogno di questo immediate, di iniezioni di denaro fresco, costi quel che costi. Quello che ha fatto De Laurentiis in questi giorni è stato mettere a segno due colpi straordinari. Uno, ottenere pacificamente il rinvio della partita con la Juve, che è convenuto a lui come alla Juve, e due, affossare un progetto che non aveva niente di buono da prospettare a calcio italiano, come vado dicendo da un sacco di tempo, grazie al mio amico Fabrizio Vettosi, che mi ha spiegato per filo e per segno perché non era una cosa buona, e ve l'abbiamo anche proposto in radio. Ora tocca a Gattuso. Può salvare la sua stagione e quella del Napoli, che è una squadra forte, con un po' di logica e raziocinio. La squadra vista in campo a Milano è una squadra logica. Ora vediamo se riuscirà a proseguire sulla stessa lunghezza d'onda anche a Roma. Anche ieri l'Atalanta ha preso un gol con la distruzione dal basso. Evitiamo a Roma di fare fesserie di questo genere. Giochiamo in maniera intelligente, sfruttando gli spazi che la Roma concede, e anche in misura copiosa, perché davanti abbiamo giocatori che fanno male all'avversario. Mettiamoli in condizioni di poterlo fare.
non bisogna fare gli scienziati, non bisogna inventarsi niente, non bisogna seguire mode, bisogna essere concreti e produttivi, ognuno al posto suo e che faccia il meglio di sé. E il Napoli, per la forza che ha, può venirne fuori alla grande. Fin qui le tue idee, tra un attimo spero torni al telefono con noi il professor Bruno Siciliano, veramente una delle menti più brillanti, no? Che la nostra terra ha, cioè già solo che uno che è un esperto di robotica come il professor Siciliano, cioè, tu mi fai capire, cioè nella stessa terra, cioè ci possono mai essere io e il professor Siciliano? Beh, fammi capire, cioè è possibile questa cosa secondo te? No, ma secondo me tua mamma ti avrà fatto dalle parti di non lo so, dove stava? Stava in vacanza al Cairo, dove stava? Professor Siciliano, buongiorno. Salve, buongiorno a voi, buongiorno agli radioascoltatori. Come ben si sa, le piramidi vengono considerate opere dei marziani, questa è una vecchia diatriba, no? Che la presenza, certo, dei marziani sulla Terra, tra queste sono le piramidi, sono considerate tali. Quindi che tu sia un marziano lo trovo anche quindi, normale, prof, io secondo Chiariello io sono un marziano, bisognerebbe fare il robottino di Giordano, la scienza ne gioverebbe parecchio, perché parecchie deviazioni mentali verrebbero studiate. Prof, ma possiamo essere finalmente, allora questa è una trasmissione molto politica, tu devi sapere la cosa, che Messi si è permesso di tirare al portiere robot di persone siciliane e non è riuscito a fargli gol. Lo vedi? No, non direttamente, però ci fu un filmato tempo fa, diciamo, di un robot che parava tutto, perché una volta che lo faccio il sistema di tracking, il sistema di puntamento, è chiaro che è solo, diciamo, dipende ovviamente dalla distanza, no? Chiaramente. Però, diciamo, anche qualunque tiro viene intercettato e quindi il portiere meccanico può pararlo, insomma, è come la sbarra, diciamo, del telepass dell'autostrada, insomma, in qualche modo, no? Diciamo, nel senso che non c'è tiro che tenga, però ecco, ripeto, insomma, questo potrebbe essere solo per un fatto di, diciamo, questi strumenti secondo me sono utili un po' come i droni, no? Nella fase di allenamento, dalla fase strategico, tattico. Io non sono d'accordo con lei, perché secondo me di fronte ai tiri di Diego Armando Maradona manco il robot poteva farci niente. Ah beh, quello sì, ma quello nella maniera più infatti diciamo, nel senso che anche perché la entriamo nel soprannaturale, l'andiamo, capito? Quindi esatto. E certo, è noi che l'abbiamo visto, secondo me Maradona in televisione, io ovviamente, diciamo, ovviamente ho acculturato i miei figli, no? Col tempo tra videocassette, ora vabbè, si trova tutto in rete e così via. Però secondo me il mezzo televisivo non rendeva giustizia a quello che uno viveva dal vivo, allo stadio. Perché allo stadio era adrenalina pura. Quante partite ha visto dal vivo, esatto, di Maradona? Ma io diciamo le ho viste, diciamo quelle in casa le ho viste tutte quante, e quasi una metà di quelle, all'epoca avevo anche, diciamo, meno mezzi, perché ero un giovane precario, nel senso che diciamo, come lei sa, io dall'86 all'89 è stato il periodo più critico per la mia crescita professionale, perché avevo finito il dottorato di ricerca ed ero precario, nel senso che non avevo uno stipendio, non avevo un gettone. Ora tutti i miei collaboratori sono profumatamente pagati, sono pagati in maniera adeguata, no, sui progetti. All'epoca non eravamo ricchi, per cui io, diciamo, facevo il figlio di mamma e papà a casa e curavo l'hobby della ricerca e seguivo il Napoli. Quindi quelli che sono stati i tre, quattro anni più difficili. Il suo lavoro era seguire il Napoli, il suo lavoro? Vabbè, chiaro, sì, però voglio dire, avevo molti meno mezzi di quelli che posso, certo, avere ora nell'organizzare, diciamo, un'andata oppure una conferenza, oppure il fatto di seguirlo in trasferta sistematicamente. Cioè, nel senso che le trasferte che facevo all'epoca era un altro livello, perché facevo, diciamo, le trasferte organizzate a volte col pullman, oppure, cioè erano trasferte, diciamo, come dire, su un'altra dimensione. Vabbè, ma c'è un tempo per tutte, chiaramente, nel senso che, diciamo, però ecco, ripeto, cioè, il fatto di vederlo dal vivo secondo me è una cosa che io, insomma, non è possibile, cioè, il mezzo televisivo non rende
quella frazione, quello scarico di adrenalina che era Monaco di Baviera quando Diego palleggia con Life is Life. Come no? Io ero lì. E, ecco, con e quando l'ha visto palleggiare, che sensazione ha avuto? Ci abbiamo già vinto. È una cosa. Sì, no, io ero in tribuna centrale, avevo preso dei biglietti in tribuna Bale e c'era tutto lo stadio che applaudiva. È una cosa, diciamo, insomma, ogni volta il solo pensiero, diciamo, ho la pelle d'oca, perché quello è stato il momento, ecco, sono contento di aver vissuto quel momento, insomma. Infatti io poi non riuscii ad andare alla finale a Stoccarda, però quella semifinale all'Olimpia, io trascorsi tutta la settimana nel laboratorio di robotica e meccatronica dell'Agenzia Spaziale Tedesca, perché c'era un mio collega più giovane che stava lì per un anno, e quindi ovviamente organizzai la mia visita per lavorare in quella settimana, e poi ovviamente, insomma, andammo allo stadio, ma quel riscaldamento, insomma, è una cosa che io, è uno dei ricordi più belli che ho della, diciamo, della mia vita. Mi faccia fare questa domanda: le piacerebbe il ritorno di Sarri? Ah, e questa, diciamo, io non sono tanto per le minestre riscaldate, nel senso, sicuramente forse abbiamo visto uno dei Napoli più belli, al pari forse di quello di Vinicio, insomma, io sì, un altro momento storico d'accordo. In cui, al quale ho partecipato, è dicembre 75, Stadio Olimpico Lazio-Napoli, al 12° gol di Boccolini, 1-0. E in quell'occasione fu per la prima volta 35.000 napoletani, ci fu il campo. Ah, 75, no, perché io mi riferivo a Lazio-Napoli 1-1, gol di La Palma. No, lei si ricorda quello di gol di Boccolini. No, sì. No, così, che poi la domenica dopo pareggia, e il Napoli di Vinicio, insomma, sì, La Palma Testino, sì. Diciamo, c'era ancora, non so, se no, Clerici non era ancora arrivato, probabilmente, non mi ricordo. Se no, come no, Clerici è andato via. Giorgio Braglia. C'era Braglia e poi dopo Savoldi Braglia. Esatto. Insomma, quindi voglio dire, insomma, quelli sono i miei ricordi, insomma, le facevo questa domanda, come dire, su Sarri, perché lei ha partecipato attivamente. Io non sono tanto Allora, lei è andata a Milano a vedere Inter Juventus, famosa di Orsato, ho capito bene? No, io dovevo andare la domenica mattina, ero riuscito ad avere dei biglietti di tribuna d'onore per Fiorentina-Napoli della domenica, non c'è andato, vietata ai residenti in campagna. No, e poi, diciamo, vidi Inter-Juventus in televisione e mi scorai. Ragione per cui, con i biglietti durante Inter-Juventus, mi arrivò il messaggio di questo agente della UEFA, che, cortesia della Valle, mi procurò i due biglietti, e mi disse di andare a ritirare la mattina dopo a Firenze a mezzogiorno e così via. Quindi io dovevo partire in macchina, la partita era alle 6 del pomeriggio, se ricordo bene, quella a Fiorentina. Sì, ricorda bene. E quindi io decisi di non partire, pur avendo gli obiettivi di tribuna, perché capii che anche se noi avessimo vinto a Firenze, la Juve avrebbe fatto il biscotto con la Roma. La Juve comunque c'era un punto di vantaggio, no? Dopo vinto a Milano con l'Inter. E quindi voglio dire, anche insomma, lei ha perso davanti al televisore lo scudetto, quindi ha ragione Sarri quando dice questo. Sì, secondo me ci fu così, però chiaramente, diciamo, noi, insomma, ricordo che dopo il 5-0 che facemmo a Cagliari, che il lunedì mattina nevicò a Napoli, poi perdemmo inopinatamente con la Roma in casa, quindi in qualche modo, cioè, dire che... certamente, insomma, io ce lo ricordo bellissimo, la trasferta a Bologna 7-1, insomma, come si fa a dimenticare certe partite indimenticabili? Io personalmente, io credo, insomma... Non è per la minestra, diciamo, riscaldata. No, io vorrei, e chi io vorrei andare avanti. Chi preferirebbe? Juric. No, io invece se dobbiamo, prof, guardare al futuro. Tanto deve sapere che sta per ufficializzare il matrimonio con De Zerbi. Io sono innamorato di De Zerbi, prof. Sì. Questo ho saputo, perché anche la sua presenza in campo al Sassuolo Napoli, sì, lo so, diciamo, ha giocato col Napoli, insomma, è una persona che, insomma, secondo me, insomma, è comunque un ottimo allenatore. E poi, diciamo, De Zerbi, come Juric, la cosa che mi piace è la duttilità tattica, perché per esempio, cioè, schiera la squadra in dipendenza anche, diciamo, dell'avversario, no? Quindi quando venne a Napoli fece una partita strategica, insomma, poi sono anche molto fortunati a vincere quella partita, perché se Osimhen mette dentro quel pallone al decimo, noi vediamo un Napoli-Atalanta puntata seconda come partita, chiaramente.
Però ripeto, sì, De Zerbi può essere una cosa. Io preferisco più Juric, diciamo, di De Zerbi. Però io voglio sapere una cosa. Ma la Supercoppa vinta con la Juventus a Doha. Sì. Lei ha raccontato che stava lì con la maglietta del Napoli, perché lei c'ha la maglietta personalizzata del Napoli, non mi sbaglio. Nelle trasferte importanti, grazie a un mio carissimo amico diciamo di merende, di stadio, Peppe Di Carlo, diciamo, lui mi fa avere da Tommaso, dallo spogliatoio, mi fa avere la maglietta tipicamente con la scritta io, che è il 10 di Maradona, per cui c'è la sede, cioè io ho la maglietta Doha 10 presente, Doha io presente. E questo diciamo, per le trasferte a Madrid avevo la maglietta Madrid io presente, no? La finale di Coppa Italia a Roma io presente. Insomma, è una collezione, se ne conserva, immagino. Sì, no? Sì, è chiaro, sì, magliette originali, con magliette che vengono dallo spogliatoio, insomma, sono regali particolari. No, in genere io la indosso. Bagno in piscina sospesa a un non so a che piano dell'albergo di Doha. Al ventottesimo piano del Torch Hotel. Per cui c'è stata la piscina sospesa sul vuoto. Sì, è bellissimo, nel vuoto, ovviamente piscina illuminata d'azzurro, per cui si vede tutto lo skyline, diciamo, di Doha, con tutte le luci, perché era già sera, perché era dicembre, no? Quindi era buio, verso le 5:30-6, noi ritornammo da un giro turistico che facemmo, noi in realtà io la mattina avevo fatto il seminario alla Qatar University, per cui e diciamo, certo, si era organizzato, certamente. Certo, ovviamente. Vabbè, ma l'utile al dilettevole, chiaramente. E poi mi ricordo che feci questo bagno in piscina, indossavo la maglietta e ho questa fotografia di spalle che ho mandato a Marco qualche giorno fa, quindi lui conosce la fotografia. Sì, sì. Insomma, di spalle, diciamo, in una posa tipo diciamo la statua di Cristo Re su Copacabana, per capirci, cioè, con le braccia aperte, e quello era un segno premonitore, perché poi la partita fu già infarto, perché diciamo in qualche modo con tutta la due volte all'inferno, due volte Padoin ci salvò. Esatto, prof, ma parliamo anche di Roma-Napoli per chiudere, ho un minuto e mezzo. Ha ricordi di Roma-Napoli? Sì, io diciamo da qualche Roma-Napoli insieme a Lazio-Napoli le ho viste quasi tutte in trasferta, perché è un matto andare a seguire il Napoli a Roma, insomma. L'ultima volta è stato quando il campionato 2019-2020, che perdemmo i due rigori, no? Che perdemmo 2-1, che Milik accorciò nel secondo tempo e ci fu il doppio rigore, fallo di mano di Caglion, e poi dopo è stato l'ultimo Roma-Napoli diciamo che ho visto. Poi l'anno dopo il più emozionante è quello col gol di Maradona, passaggio di Giordano nell'anno dello scudetto. Ero lì perché era il mio compleanno, era a fine ottobre, al primo del secondo tempo, assist di Giordano e Maradona. Quindi lei è scorpione, come Maradona. Sì, scorpione. Come me e Maradona. Noi siamo buoni. Ma che una farsa, gente, noi si imbocca. Ecco, scorpione. Io che sono gemelli, sono letteralmente da cestinare. Io ho sposato una gemelli, quindi voglio dire. Allora salviamo i gemelli. Umberto, mi devi sposare per salvarti. Ero lì, me lo ricordo, a Roma, palla di collo esterno smorzata sull'uscita di Tancredi. Tra l'altro ero in tribuna Tevore, quindi ero allineato proprio con l'area di rigore, lato, diciamo, curva nord, no? Dove segnò Maradona, insomma, e chi se lo Ma il professore siciliano che gira il mondo per conferenze e che nell'Hall of Fame degli ingegneri, come esulta allo stadio, come il peggiore dei pescivendoli, che io adoro, perché alle mura di Napoli vendono il pesce in una maniera straordinaria. Prof, come mi deve dare una risposta in 5 secondi. 5 secondi. Composto? No, io quando esulto, oppure quando chiamo un fuorigioco nel silenzio, diciamo, dell'azione, c'ho i miei amici dei Partenopei Boys 1926, gruppo di cui faccio parte, che loro mi dicono: professor, a Cambridge queste cose non si dicono. Ecco. No, io diciamo perdo ogni forma di controllo. Meraviglioso. Prof, ci salutiamo così, l'abbraccio forte, grazie. Un abbraccio, grazie. Io avevo predetto 12 punti in queste partite. E vediamo. Prof, sono in chiusura. Grazie al professor Bruno Siciliano, grazie ad Alessandro Montano, grazie ad Umberto Chiariello.
Grazie, grazie ad Umberto Chiarello, grazie a tutti per aver seguito questa edizione. Ci ritroviamo domani puntuali alle 13 con Punto Nuovo Sport Show.